Buonasera a tutti cari concittadini, sono le ore 19.30 di sabato, abbiamo appena completato la seconda fase di screening in modalità drive-in qua a Piazzale Montitello. Oggi abbiamo effettuato ben 710 tamponi, su 710 tamponi abbiamo avuto l'esito su 695 di negativi, mentre 15 tamponi sono risultati in dubbio e pertanto per maggiore garanzia e sicurezza i medici dell'USCA hanno effettuato i tamponi molecolari in modo tale che ovviamente avremo certezza dell'esito del tampone stesso. Il tampone molecolare che è stato ovviamente prontamente inviato a Caltanissetta dove verrà processato, quindi entro domani sera o al più tardi entro lunedì mattina avremo l'esito definitivo anche di questi 15 tamponi. Quindi complessivamente tra oggi e la settimana scorsa sono stati effettuati oltre 1600 tamponi su tutte le due scuole di Mussomeli, su 1600 tamponi circa, come abbiamo detto, abbiamo avuto un esito positivo la scorsa settimana e questi 15 tamponi dubbi di oggi pomeriggio in modo particolare, per cui domani avremo l'esito anche di questi 15 tamponi. La campagna quindi è andata come auspicavamo, ovviamente l'auspicio è che anche questi 15, tutti o gran parte di questi 15 siano con esito negativo. Non appena avremo ulteriori informazioni, ovviamente sarà mia cura trasmettervi e notificarvi le informazioni. Nel frattempo permettetemi tuttavia di ringraziare i giovani medici dell'USCA che davvero hanno fatto un lavoro straordinario, si sono prodigati al massimo delle loro forze, hanno lavorato tutto il giorno proprio per riuscire a completare tutti i tamponi. Ringrazio ovviamente i volontari della Croce Rossa Italiana che come al solito si sono prontati davvero al massimo delle loro forze e ovviamente ringrazio i Vigili del Fuoco che come vedete hanno dato anche questa sera il supporto logistico con i loro mezzi. Continuiamo come cittadini a rispettare le regole di comportamento, quindi mascherina, prima di tutto distanziamento sociale e igienizzazione delle mani. Auguro a tutti voi una buona serata, ci sentiremo non appena avremo ulteriori dettagli ed informazioni.